Ma perché si vede che è un film in costume? Io sono Teta. Teta! Vattene, con te non ci parli! La governante del buon Bartolomeo, interpretato da Marco Giallini. L'abbatore ha detto che non è affatto buono. A me fate entrare una parte. Silenzio, per favore! Silenzio! Diciamo che aveva preso una strada sbagliata. Pur di ottenere i soldi, il potere, il successo, aveva, diciamo, calpestato un sacco di valori importanti. E quindi, ecco, il personaggio di Teta servirà proprio a questo, a fargli ritrovare la strada giusta, perché lei è una donna molto diretta, molto sincera, molto buona. Mi fa venire in brezzo. Le credevo chissà che... Invece siete un poraccio. È un po' come se fossimo già al decimo anno di rapporto ormai. È anche l'unica che riesce a dire le cose in faccia a Bartolomeo, pur essendo lui il suo padrone, diciamo. Principe! Me ne chiama principe! Perché in realtà, nel fondo, nel profondo del suo cuore, lei è innamorata di questo uomo. E volevo far molto o no? Un attimo, semmai. Io e voi siamo uguali. Sembriamo quei gatti randaggi che stanno a campo vaccino. E non va a morire perché no. Come se lei percepisse che Bartolomeo ha avuto un passato difficile, un'infanzia difficile, e che quindi questo suo voler arrivare a tutti i costi ad avere un titolo e una posizione sociale importante, no? È solo un modo per riempire un vuoto, per avere un posto nella società, ma sa perfettamente che invece interiormente è una persona piena di grandi principi, di grandi valori. Oh, ancora qua. No, è stato molto divertente, molto bello. Marco Giannini lo conosco da tantissimi anni, ho fatto il mio primo film con lui e speriamo che questo non sia l'ultimo mio, dico. Marco è un uomo pieno di entusiasmi, è molto divertente perché è un'altalena, è veramente una persona di grande cuore e di grande simpatia, per cui non si può non volere bene a Marco Giannini, ecco. Due macchine.